Sì, inizia con l'agenda rossa che è la nostra arma, l'arma dei giovani che militano nel mio movimento, che è un movimento assolutamente apolitico, che combatte soltanto per la verità e per la giustizia. Parole che non dovrebbero essere soltanto parole, dovrebbero essere fatti. Purtroppo nel nostro paese la verità e la giustizia sono sempre difficili da raggiungere per certi tipi di strage ed è da saranno l'anno prossimo saranno 25 anni che per la strage di Via D'Amelio, dove è morto Paolo Borsellino e i ragazzi della sua scorta, aspettiamo e lottiamo ancora per la verità e per la giustizia, ma continueremo a lottare e a combattere fino con questa agenda rossa fino all'ultimo giorno della nostra vita. Che messaggio ai giovani, che messaggio oggi ai ragazzi, agli studenti di Pietraligure? Il messaggio che posso dare è questo, che Paolo nell'ultimo giorno della sua vita ha scritto una lettera a dei ragazzi come questi dicendo che erano loro la sua speranza e che nell'ultimo giorno della sua vita dice sono ottimista perché fidava nei giovani, pensava nei giovani che un giorno, diceva lui, riusciranno a cambiare questo paese. Dice questi giovani avranno più forza di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto. E oggi questi giovani sono anche la mia speranza.